Il secondo consiglio alimentare per migliorare il nostro stato di salute stando a casa consiste nell'organizzazione di un menù settimanale. Pianificare cosa mangiamo durante l'arco di un'intera settimana, sicuramente è il modo migliore per favorire una dieta sana ed equilibrata, ma è anche il migliore alleato della nostra linea e quindi per una migliore gestione del peso corporeo. Una delle prime cose da valutare riguarda il numero dei pasti da fare durante l'arco della giornata e qui dobbiamo considerare che saltare il pasto o favorire delle prolungate ore di digiuno non può che portare ad un incremento dell'appetito e della fame che ci condurrà ad esagerare al pasto successivo, per cui non è consigliabile. È invece consigliabile suddividere il cibo in 4-6 pasti al giorno, compresi gli spuntini. Gli alimenti che dovranno essere inclusi nel nostro menù settimanale ci dovranno garantire un adeguato apporto di nutrienti, per cui la nostra dieta dovrebbe comprendere farinacei e cereali che ci garantiscono un adeguato apporto quindi di carboidrati e quindi parliamo di pasta, pane, riso, farro, orzo, preferibilmente integrali, le proteine per quanto riguarda i vegani, le proteine della soia, i fagioli, le lenticchie, i ceci, il glutine di frumento, la frutta secca, le farine di legumi, per i vegetariani anche formaggi e uova, per gli onnivori anche carne e pesce. Un'adeguata, alimenti con un'adeguata fonte di grassi buoni come l'olio extravergine di oliva, le noci, i semi in generale, come i semi di girasole, i semi di zucca e l'olio di semi di lino. Frutta e verdura, preferibilmente di stagione, non dimentichiamoci di includere anche delle scorte di acqua, anche sotto forma di tisane e di centrifugati. Una cosa molto importante è cercare di realizzare in questo periodo in cui siamo a casa un menù il più possibile sano ed equilibrato, non dimenticandoci di evitare di andare a fare la spesa tutti i giorni. È importante invece cercare di limitare il più possibile le uscite e questo può aiutarci la realizzazione di un diario dove appuntare la lista della spesa, i cibi consumati, i cibi residui, andare a fare la spesa con la nostra lista per evitare di dimenticare alimenti che altrimenti ci potrebbero mancare mentre poi siamo a cucinare e favorire tutti quegli alimenti preferibilmente di stagione per migliorare i nostri pasti da un punto di vista nutrizionale.